Fratelli e sorelle, Dio vi benedica. Volevo fare questa preghiera insieme a voi, prima di tutto per benedire questa radio, i fratelli e sorelle Giuseppe, Angela, Dora, tutta la sua casa, i fratelli che ascoltano. Fare sì che questa chiesa, prego, che possa continuare a portare buon frutto per il regno. E vorrei cogliere l'occasione con questo messaggio di poter condividere con tutti voi quello che qualche mese fa il Signore ha operato per mezzo del suo Spirito nella mia vita e in quella anche di un fratello. Parte tutto dalla diretta di appunto qualche mese fa dove Giuseppe parlava appunto di confessare i nostri peccati e non arrivare in cielo con qualcosa ancora da confessare, insomma. Non vogliamo arrivare davanti al trono di Dio dove c'è ancora il diavolo che ci sta accusando di qualcosa che noi abbiamo avuto troppo orgoglio di portare alla luce a un fratello, una sorella e confessare queste nostre colpe, questi nostri peccati. Anche perché questa scrittura mi ha aperto molto gli occhi, dove Gesù dice che ogni cosa che noi leghiamo qui sulla terra sarà legata in cielo e ogni cosa che noi sleghiamo qua sarà slegata anche su in cielo. Questo appunto, il succo della testimonianza è appunto che dopo questa diretta lo Spirito mi ha parlato e mi ha esortato a confessare determinati peccati che facevo, che commettevo, che ho commesso quando ero ancora nel mondo, che non ero ancora convertito in Cristo, e cose veramente orribili, di cui provo e ho provato veramente tanta vergogna, qualcosa che, se vogliamo dirla tutta, avrei dovuto seguire la scrittura forse e legarmi una macina da mulino al collo e buttarmi nel mare per le cose orribili che ho fatto. E lo Spirito, sì, mi ha detto, confessa queste cose, leva questi pesi che hai nel cuore. E allora ho avuto la spinta di confessare queste cose al fratello Christian, ma quando ero poi sul momento di dire ok, vado a dirgliele, sono stato restio al farlo, perché avevo paura che un fratello potesse poi guardarmi in modo diverso, sapendo cos'è che facevo una volta, quando ero ancora condannato a morte, insomma. Poi mi è venuta in mente la scrittura, dove, più che altro la parte nella Bibbia dove parla di Saul, che Saul non voleva cioè preferiva piacere agli uomini anziché fare la volontà di Dio. E questo mi ha dato veramente una grande spinta a andare a confessare, perché tante volte nella Bibbia, soprattutto nel Vecchio Testamento, si parla dei re che ci sono stati nel popolo di Israele, e io personalmente quando leggevo che questo re qua faceva ciò che è sbagliato agli occhi di Dio, provavo dolore, mi dispiaceva. E invece quando leggevo che un determinato re, magari come Davide, e lui faceva invece ciò che era giusto agli occhi di Dio, gioivo nel leggerlo. E io, spinto dal desiderio di non voler fare ciò che è sbagliato agli occhi di Dio, ma fare ciò che è giusto affinché possa, cioè anche per qualcosa di piccolo, provare gioia nei miei confronti, Signore. Allora sono andato da Cristian, gli ho confessato ogni cosa. Ed è stato veramente dura, umiliante e difficile, non è facile tirare fuori tutta l'immondizia che noi abbiamo dentro di noi. E sono sicuro che ci sono tanti altri fratelli e sorelle in questa stessa situazione. Ci sono peccati che se non ci pensiamo neanche più a quei peccati lì. Perché sono cose che non facciamo neanche più, questo lo scommetto, questo non ho alcun dubbio che ci sono fratelli e sorelle che amano veramente il Signore, che hanno fatto cose sbagliate in passato e sono convinto che non le fanno più, ma
Penso sia importante lavare le nostre vesti, soprattutto in questo periodo qua, in questi ultimi tempi. Quindi non vergogniamoci di confessare ogni nostro vomito, ma umiliamoci sotto la potente mano di Dio, affinché Egli ci possa innalzare al momento opportuno. Dobbiamo lasciar morire il nostro vecchio uomo e lasciar spazio alla nuova creatura. E nel mentre qualcuno di voi troverà la forza di fare questa confessione, queste confessioni. Ricordatevi che Gesù, quando era sulla croce, in quel momento lì stava portando tutti questi nostri peccati che noi inconsciamente, sotto l'inganno del nemico, certo, o tante volte l'abbiamo fatto volontariamente, lui ha portato questi peccati su quella croce, ha sofferto per ognuno di questi nostri peccati che noi abbiamo commesso. Quindi, fratelli, vi esorto un pochino, forse, so che non sono nella posizione di dire niente, perché non sono nessuno io, ma mi sono sentito molto meglio dopo che ho svuotato il cuore. E poi mi è arrivata questa scrittura, dove il Signore dice in Isaia 1,18: Poi venite a me e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Siamo deboli, lo so, e non esiste nessuna supergrazia per i nostri peccati, non esiste, non esiste. L'unica grazia che c'è è la grazia che il Signore ci dimostra nella nostra debolezza. E voglio anche citare 2 Corinzi 12,9, dove qui Paolo scriveva e diceva che il Signore, dopo una preghiera che lui gli ha posto, il Signore gli ha detto: La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Non induriamo il collo, fratelli e sorelle, non induriamo il collo, non irrigidiamolo, ma apriamo il cuore e lasciamo che il Signore lavi ogni nostra macchia. Dio vi benedica, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie, grazie, dolce fratello. Bellissima, veramente. Hai aperto una cosa così delicata nei nostri, hai toccato una cosa delicata nei nostri cuori, che è vero che tutti ci vergogniamo di confessare certi peccati. Ma una cosa che ho notato, e vorrei chiedere anche a Cristian adesso, una cosa che ho notato quando un fratello viene e si umilia e confessa cose che fa male, è difficile. Non è vero che dopo la sua confessione lo ami di più? Cioè, noi pensiamo, ah, cosa penserà se io confesso, cosa dirà di me quando saprà quello che ho fatto? La verità è che dopo che una persona ti confessa con umiltà, con sincerità, i suoi peccati, lo ami di più, non lo giudichi di più, non lo guardi male, ma lo ami di più perché dici, ah, allora anche lui è come me, siamo tutti così. E non è vero che lo pensi peggio di prima, no, lo ammiri di più. Quindi ho notato quello qui tra di noi e nella nostra comunità. Quando uno confessa, lo ammiro. Quando chiede Lo perdono, lo ami di ammiro. più Lo ami di più. Quindi la perché è confessione. meglio di te, è un esempio per te, Sì. per La me, per tutti. confessione, uno, è liberatoria per quello che confessa, e due, gli altri ti amano di più. È vero, il diavolo ti dice no, che dopo ti guardano storto. No, non è così. Ma togliti dai piedi, diavolo. Mi ameranno di più invece. È vero, sì. Insomma, cos'è che ti parla di più? Il Gesù che tocca e guarisce o il Gesù nel Getsemane che dice non ce la faccio? Padre, allontana il calice. Wow. Sì. Qual è il Gesù che più ti aiuta, ti insegna? Cioè, non è un Dio come Allah nel cielo, noi siamo schiavi, lui è sempre perfetto e noi siamo solo schiavi. È vero che Dio è perfetto, sì, ma Dio è venuto qui, si è fatto carne, si è fatto uomo, nel Getsemani ha detto non ce la faccio con questo calice. Vuol dire che si è fatto uomo sul serio.
Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio, grazie Signore. Guarda, e ci sarebbe molto da meditare su questo che Maurizio ci stava insegnando, grande insegnamento, specialmente per me che io predico. E sono l'asinello che più deve imparare. Quello che predica è l'asinone più grande, quello che predica. E se non capisce chi è un asino, non ha capito niente. Cosa predica è solo presunzione. Guarda, cerchiamo, fratelli, come dice Maurizio, di non giungere in cielo con il bagaglio sbagliato. Ognuno va in cielo con un valigione. Spirituale non è quello che vendono al supermercato, non è, è una valigia spirituale. Ognuno ha una valigia piena delle cose belle che abbiamo fatto per Gesù, che riceveranno benedizioni, o piene di il pozzo nero che non abbiamo svuotato. Non chiamare il trattore col tubo che viene a svuotare il pozzo nero. Costa soldi. Poi i vicini vedranno che noi abbiamo un pozzo nero pieno di tutto. Ah, credi che non lo sanno i vicini. Non voglio che vedano che abbiamo un pozzo nero che strabocca. Chi ha avuto esperienza così? Noi ci siamo passati che era pieno, abbiamo dovuto chiamare di corsa il Camion. camion col tubo. Ricordo che era Dora, ha telefonato al padrone di casa, che ha detto: scusi, spero che non la di... appena affittato la casa, il pozzo nero era pieno appena siamo entrati nella casa, siamo accorti subito. E allora Dora ha telefonato e gli ha detto: scusi, spero di non disturbarla, cosa c'è, che succede? E sai che qui il pozzo nero sta strabocca. E allora non so come, ma quella è una cosa urgentissima, altro che disturbarmi, mando subito il trattore, il camion. Si è meravigliato che lei era così gentile, non è che ha telefonato: ma cosa, accidenti, mi ha affittato una casa che qui strabocca tutto. No, lei invece ha telefonato: scusi, spero di non disturbarla. Ti ricordi Dora? E lui dice: mo ci mancherebbe altro, ci attiviamo, è una brava persona, ci attiviamo subito. Insomma, non arriviamo in paradiso con un pozzo nero che strabocca, va bene? Che gli angeli devono mettersi la molletta da bucato per avvicinarsi a noi. Ai ai ai. Il fatto è che, come la scrittura, che il dolcissimo Maurizio, ti amo tanto Maurizio, ti abbraccio, ha detto che i tuoi peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno come neve, fossero come il catrame, diventeranno come la lana, fossero come fossa biologica, diventeranno scintillanti. E siamo tutti una fossa biologica ambulante, cioè fronteggiamo la cosa. E non credo che sono l'unico presuntuoso in giro, eh. No. Allora, il Signore perdona tutto, proprio tutto, ma non perdona però quello che Non non confessiamo. confessiamo. Brava Dora. E quanto è lunga l'eternità? Controllate il calendario. No, non si può controllare sul calendario. Arrivare in paradiso con delle cose non confessate, l'eternità, Angela, è Infinita, interminabile. infinita. Quindi per l'infinito dell'infinito, non bastano tutti i calendari del mondo, saremo lì a rimpiangere che siamo stati troppo presuntuosi da confessare qualche peccato. E sono i vicini di casa, cosa penseranno? Cosa pensa Dio? È la cosa più stolta, di cercare di salvare la nostra superbia, rimandare quello che dobbiamo fare. Stolti siamo se riempiamo lo sgabuzzino di panni sporchi che non vogliamo lavare. Va bene, andiamo a 1 Giovanni 1. Ci
ce ne pentiremo per tutta l'eternità. Gloria a Primo Dio. Giovanni 1. Sì, 7, Angelina. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 8. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Attenzione, certe religioni dicono noi non pecchiamo più e stortano qualche scrittura con la loro borsa attrezzi. Come non è peccato? Ripeti? Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Quindi stiamo camminando nella bugia. 10. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi siamo. Lontani. Io ho incontrato superboni, superbi, che non peccavano, perché ormai c'è Gesù, è super grazia, guarda, qui c'è, io sono. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è luce, abbiamo comunione l'un l'altro, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica di ogni peccato, verso 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1:9. Va bene, non importa quanto è profonda, piena, orribile la nostra fossa biologica, il Signore può guarire, può perdonare e vuole perdonare e desidera perdonare. Lo sa che siamo senza speranza. Una volta una donna è venuta a chiedermi di pregare per lei, c'era una fila di persone che stavo pregando una alla volta. Tante guarigioni, gloria a Dio. E l'ho guardata negli occhi, aveva degli spiriti che uscivano dai suoi occhi. Come dire, ah, io sono a posto, tutto per scontato. E gli ho detto, lo sai che sei peccatrice? No, beh sì. Hai peccati? Solo piccolini, mi ha detto. E ho tagliato la testa al toro, gli ho detto, senti, lo sai che ci meritiamo l'inferno anche tu? Ho guardato, mettermi l'inferno, perché? Cosa? Sai, magari il marito adultero, lei no, il marito beve, lei no, il marito eccetera, lei no. Quindi per lei, anche se Gesù non veniva, non è che cambiava molto, lei è giusta, giustina della chiesa dei Giustini. E gli ho detto, senti, prima di pregare per te, vai, spendi 5 minuti con Gesù, intanto io prego per gli altri, e fai la fila di nuovo. È sparita, non è tornata più, offesa. Che predicatore duro. Ma se confessiamo i peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da Da ogni ogni iniquità. C'è iniquità. solo un peccato che il Signore non perdona. Qual è? È quello che La mancanza di pentimento? non confessiamo. Capito? Sì. Stolti siamo che è venuto Gesù, un pezzo di paradiso qui, a dire: ho capito che siete senza speranza, vi perdono tutti, basta che confessate. Confessare vuol dire cambiare, pentirsi, non tornare sul vomito, eh? Non è solo quattro Ave Marie Sì. e torniamo a fare quello che facevamo. No, caro, non sono quattro Ave Marie, guarda. Guarda, c'era Richard Wurmbrand, mi ricordo, ho letto il suo libro, li consiglio a tutti, libri di Richard Wurmbrand, sono forse tra i migliori che ho mai letto, libri veri, lui era un martire vivente, Richard Wurmbrand, un pastore luterano imprigionato in Romania, torturato, 14 anni in prigione, 3 anni in cella di isolamento, secondino la polizia aveva lì. Avevo le scarpe con la gomma sotto per non fare nessun rumore, c'era. Non sentiva niente, era una prigione sottoterra. E poi era lì anche nelle certe camere, poi con Letta Castello insieme a tanta altra gente. A un certo punto lui stava morendo di tubercolosi. E ormai era spacciato. Il dottore ha detto, ok, fra poco andrai dal tuo Dio. Stavo morendo, allora lui cosa ha fatto?
Lui ha detto che ha fatto una confessione generale di tutti i suoi peccati, con abbondanza. È guarito. Alleluia. Amen. E guarire in prigione senza i trattamenti necessari è sicuramente un miracolo. Stavo morendo, tu l'hai detto, ci siamo, fra poco vai dal tuo Dio. E confessato tutti i suoi peccati, ha fatto lavanderia ed è guarito, bang. Grazie Gesù. Grazie A Gesù. volte, sì, la guarigione non è per opere, però se c'è qualche peccato che tu non confessi, che non vuoi confessare, Giacomo 5, 14 a 16 dice, confessate i peccati gli uni agli altri, onde siate guariti. Vero? Sì. Va bene. Angela, ti do la parola. Oh, ti leggo un messaggio arrivato adesso da parte di Irma che è in ascolto. Pace fratelli, sono pienamente d'accordo con te, Maurizio. Io la prima delle peccatrici. Grazie Gesù per questa preghiera così profonda, piena di umiltà ed amore. Gloria a Gesù. Grazie fratello per la tua profonda preghiera. Una pioggia di benedizioni. Amen. E credo che su questo dobbiamo ancora parlare, su questo soggetto, perché serve anche a me. Infatti, più avanti avrò una domanda da parte di Paola sul perdono dei peccati. Ok. Magari torniamo al soggetto.